Oui, merci. Effectivement, il est tard et peut-être ne faut-il pas prolonger les débats trop longtemps. Mais j'avais une demande de précision quand même sur la militarisation de la zone. Et, au fond, qui décide de la militarisation ? Est-ce que c'est le fait de déclarer zone d'intérêt stratégique national ou y a-t-il un autre texte juridique ? Et si c'est le cas, quel est le contrôle démocratique sur cette déclaration de zone d'intérêt stratégique national ? C'est-à-dire, qui décide en définitive et quel est le possible contrôle démocratique sur cette déclaration ? Dans un pays démocratique, évidemment, l'armée, en temps de paix, n'a pas à intervenir. Et donc, il est important pour le tribunal d'avoir la base juridique exacte de cette intervention. L'osservazione era che senz'altro adesso il tempo è breve, ma c'è un punto molto critico che è emerso evidentemente in tutto questo ed è questo processo di militarizzazione che evidentemente costituisce uno dei nodi per entrare nella comprensione più precisa di tutto quello che è successo ed è importante anche per avere una base giuridica più solida di verificare o di sapere o di ampliare un po' meglio su chi decide questo processo di militarizzazione che finisce per essere apparentemente non soltanto una cosa eccezionale ma qualche cosa che si applica in una maniera continuata e che evidentemente costituisce uno degli snodi di questo discorso. L'area di interesse strategico nazionale è una creazione legislativa, quindi è stata decisa la creazione di quest'area dal Parlamento italiano. La legge è la legge 183 del 2011, l'articolo 19, che introduce proprio, inserisce tra le aree di interesse strategico nazionale in specifico le aree del cantiere, quindi il riferimento e l'inserimento in specifica dell'area della zona del cantiere della Maddalena è determinata dalla legge. È una locuzione questa dell'area di interesse strategico nazionale che era stata introdotta sempre in via legislativa in precedenza in relazione alla gestione dell'emergenza rifiuti in Campania. E quindi è utilizzata per gestire, diciamo, delle situazioni, a me pare, dove si verifichi una forte opposizione e quindi viene introdotto questo elemento che giustifica appunto un passaggio dalla sfera civile alla sfera militare, come è dato dal fatto che appunto l'ingresso viene considerato un ingresso arbitrario in luoghi dove l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato. Quindi questa è una militarizzazione, potremmo dire, dell'area, e questo porta anche a una traslazione proprio nel significato, nell'immaginario anche collettivo, perché richiama l'idea di difesa della patria con tutto, diciamo, l'armamentario anche ideologico, non solo di tipo penale, che ne consegue. E avevo fatto una ricerca proprio per trovare da dove nasce quest'idea dell'area di interesse strategico nazionale, è una locuzione che ho trovato solo sul sito del Ministero della Difesa ed è utilizzata in relazione alle aree anche all'estero dove occorre difendere quelli che sono gli interessi nazionali. Quindi è una locuzione che è utilizzata proprio in un'accezione anche di tipo militare. Dora Lucy. Primero, muchas gracias por sus testimonios, son muy claros y nos permiten entender de manera más integral lo que sucede. Yo siento muchos elementos similares a lo que ustedes narran, a lo que pasa en un país en guerra como en Colombia, en donde queda absolutamente evidente el abuso de la fuerza física y el abuso de la fuerza del derecho. Lo que ustedes han expuesto en el abuso de la fuerza del derecho, desde el derecho constitucional hasta el derecho penal, introduciendo doctrinas de las que se llaman
doctrinas de enemigo interno que enfocan esa fuerza física y la fuerza del derecho a sujetos sociales, concretos, que están desarrollando actividades especialmente de oposición, me hace surgir la siguiente pregunta, que tiene que ver con algo que también se preguntaba esta mañana. ¿Ustedes sienten en el marco del derecho que se está utilizando, tanto constitucional como legal, que el caso TAP es particular en ese abuso de la fuerza física y del derecho, o se ve representado en otras situaciones que se están presentando en Italia? La domanda, che è una riflessione più generale, dice che le testimonianze e le analisi che sono state presentate in questa ultima parte fanno pensare molto a delle situazioni che in maniera diversa ma molto simile si sono verificate in un paese come la Colombia e in condizioni che evidentemente sono diverse, ma che sottolineano una congiunzione di due abusi, uno l'abuso della forza, ma anche poi dall'altra parte l'abuso della forza del diritto. E la domanda mi pare che sia sostanzialmente quella di dire se questo è qualcosa che si verifica per, in vista di uno sviluppo di una dottrina nell'uso della forza del diritto rispetto alle persone, se è una cosa che voi percepite con tutta la vostra analisi che caratterizza solo questo o che fa parte di una tendenza che interessa anche una realtà più nazionale. Cominci tu e casomai sì. Mi sembra complessa fornire una risposta in pochi minuti. Io credo che sia una questione internazionale, nel senso che in molti paesi europei, ma non solo, c'è stato lo sviluppo di dottrine sul piano del diritto penale che vanno a valorizzare gli elementi di cui parlavo prima. Qualcuno ricordava il diritto penale del nemico come costruzione dottrinale che vede l'utilizzo del diritto in chiave di esclusione dei diritti di alcuni imputati soggettivamente individuati perché sono imputati ritenuti esterni a quelle che sono le normali regole della convivenza civile. Allora, non credo che sul piano della prassi giudiziaria ci stiano grandi teorizzazioni. Io operatore del diritto mi limito a cogliere quello che è un dato di applicazione concreta e qui vedo quello che cercavo di delineare prima, uno scivolamento straordinario dal terreno della ricostruzione storica del fatto verso una prospettiva di diritto penale d'autore. A questo si congiunge un meccanismo di negazione di diritti e di garanzie difensive che riguarda il nostro paese, la nostra esperienza nei processi in OTAV, ma evidentemente è un'esperienza che è poi comune anche ad altre situazioni, non solo europee, ma direi internazionali. Beh, posso solo aggiungere dal punto di vista specifico proprio del diritto costituzionale che si assiste nel XXI secolo ad una progressiva restrizione forse dei diritti classici, dei diritti di libertà sull'onda in particolar modo dell'adozione delle discipline antiterrorismo, e questo è un fenomeno globale. Dopo l'11 settembre quasi tutti gli stati si dotano di discipline antiterrorismo sulle quali poi intervengono molto spesso le corti supreme che cercano di sanzionare gli elementi palesemente in contrasto con la Costituzione di queste discipline antiterrorismo. È vero che vengono adottate
con delle finalità specifiche che dovrebbero essere circoscritte, ma poi molto spesso si assiste ad una traslazione da quest'ambito, all'ambito del terrorismo, in primo luogo agli stranieri in generale e poi in genere ai cittadini e quindi in particolar modo al dissenso, a colpire il dissenso. Quindi direi che sì, non è un fenomeno che riguarda solo il movimento Notav, riguarda in generale, in particolar modo, le modalità di gestione delle grandi opere, ma direi non solo, cioè segna un'involuzione nell'apertura di spazi democratici delle nostre democrazie. Faccio un piccolo esempio: in uno dei più recenti, dei tanti interventi in materia di sicurezza pubblica dello Stato italiano, mi pare che questo fosse la legge 94 del 2009, ma sul numero adesso non ci giurerei, era una legge in materia di sicurezza pubblica, prevedeva nuove finalità in materia di terrorismo, ma prevedeva anche una punizione più severa, ad esempio per i writers, cioè per le scritte sui muri, prevedeva addirittura una punizione per il venditore che vende bombolette spray a minorenni, cioè quindi c'è una tendenza forse a inasprire il quadro e quindi a restringere quella che è la sfera, diciamo, delle libertà in generale e in particolar modo restringere la possibilità di esprimere dissenso.